Gianfranco Magni di Introbio è il perito che ha firmato l'importante perizia che è alla base della causa di beatificazione di Don Gnocchi, una perizia scientifica fatta nel 2004 relativa a un episodio molto importante e molto particolare. Vogliamo parlarne? Allora, il signor Aldeni Sperandio, che è un elettricista che io conoscevo, al quale ho avuto rapporti da lavoro, ma non per il caso specifico dell'infortunio, durante il 2004 mi ha fatto mettere in contatto con l'associazione di Don Gnocchi, che aveva in itinere la causa di beatificazione, in quanto Aldeni, a seguito dell'incidente di cui racconterò brevemente dopo, dice di essere stato miracolato per l'intercessione di Gnocchi. Io ho avuto a disposizione tutta la documentazione, quindi quanto io dico è un fatto assolutamente ricostruito su fatti documentali che vengono dagli ospedali, dalle perizie che sono state fatte, vi dicendo, e dalla documentazione che io ho avuto in mano, ho potuto semplicemente, e leggo testualmente quanto è scritto in fondo alla mia perizia, dice: alla luce di quanto sopra si può affermare che la corrente elettrica che ha percorso il corpo del signor Aldeni nella prima fase è stata dal corpo di quest'ultimo molto ben supportata, ed avendo interessato parti vitali avrebbe dovuto portare alla morte dell'infortunato. Al contrario, la corrente della seconda fase di folgorazione, che era almeno di 25 A, ha creato danni irreversibili all'infortunato, ma non ha interessato parti vitali del corpo e non avrebbe portato alla morte. La lesione sulla fronte, conseguente alla caduta sul quadro, poteva portare alla morte. Per la mia esperienza diretta, o per le notizie che ho di folgorazione da alta tensione, posso affermare di non conoscere persone o casi di persone sopravvissute alla folgorazione diretta. Per chi non è un tecnico, vogliamo spiegare che tipo di folgorazione ha subito questa persona. Questo signore aveva in corso le opere di installazione di una cabina di trasformazione, ha volutamente toccato dai conduttori ad alta tensione che gli avevano detto che erano fuori tensione mentre invece erano stati rimessi in tensione, con una barra di rame ha tentato di toccare, perché poi ha scottato l'arco, la corrente è passata attraverso la barra di rame in una prima fase attraverso le braccia e nel torace, si è scaricato sui piedi verso la messa a terra. Successivamente la barra è andata a toccare la pancia dell'infortunato e la corrente elettrica, ha fatto un percorso diverso, è andata sempre dal tondino 15.000 alla barra, ha toccato la pancia, si è scaricato sui piedi, finché per effetto della tetania muscolare che prima aveva avvicinato la barra alla pancia, in una seconda fase ha fatto piegare le ginocchia, l'Aldeni è caduto e ha picchiato la testa sull'isolatore facendosi male alla testa. Tutto questo alla bella potenza, diciamo, di 15.000 volte, Alla tensione la di tensione di 15.000 volte. 15.000 volte. È piuttosto difficile cavarsela. Direi che i morti da 15.000 volt sono decisamente molto pochi, ma rispetto alla casistica molto tanti, perché 15.000 volte è molto difficile salvarsi.